Buongiorno ragazzi, come va? Passeggiata col cane qui sul Naviglio Pavese. Vorrei approfittare di questi 10 minuti per parlarvi di una cosa che secondo me è molto importante e che tutti i top manager e tutti, diciamo, le persone nel ramo della tecnologia e del business che hanno successo fanno, ovvero prendersi del tempo per pensare. Perché è molto importante prendersi del tempo per pensare? Perché nell'attività lavorativa e nell'attività moderna di tutti i giorni siamo sempre di corsa, siamo sempre a correre dietro a cose da fare, a mail alle quali rispondere e non abbiamo mai il tempo per fermarci e pensare se stiamo investendo questo tempo nei giusti lavori, nei giusti studi, se stiamo andando insomma nella giusta direzione. L'estate, agosto soprattutto, è un ottimo periodo per pensare, perché comunque c'è meno rumore di fondo, ok? C'è meno mail, ci sono meno lavori, si ha un po' più tempo libero. E tutti i grandi manager del mondo fanno questo. Per esempio Bill Gates si prende intere settimane, cioè si prendeva quando era manager di Microsoft un'intera settimana di scarico nel quale non faceva nient'altro se non pensare, leggere, pensare al futuro, pensare agli obiettivi dell'azienda, ai suoi obiettivi come, diciamo, come manager. Quindi sia Bill Gates che Jeff Bezos, che comunque tutti i più grandi del mondo del business, prendono tempo per pensare ai propri obiettivi e vedere se stanno andando nella giusta direzione. Noi nel nostro piccolo possiamo prendere questo insegnamento e magari investire per esempio mezza giornata senza computer, senza email, senza distrazioni, solo a pensare ai nostri obiettivi, se sono gli obiettivi giusti, se stiamo lavorando con le giuste persone, con i giusti clienti, se stiamo investendo tempo nei giusti studi. Tutte queste domande servono, diciamo, a renderci più consapevoli e a farci un attimo capire se stiamo andando nella giusta direzione o se dobbiamo fare delle modifiche a quello che stiamo facendo per andare a centrare i nostri obiettivi. Per esempio, un obiettivo potrebbe essere: voglio imparare questa nuova tecnologia perché mi permetterà di creare prodotti o servizi di questo livello che hanno un costo sul mercato, che verranno venduti ad un prezzo più alto e potrò arrivare a guadagnare X mila euro. Una volta stabilito questo goal, posso poi andare a sfruttare il tempo libero di agosto per andare a studiarmi questa tecnologia e quando ritornerò sul mercato a settembre avrò questo nuovo prodotto da poter proporre ai miei clienti. Io spesso ad agosto studio, leggo anche molto e anche quest'anno ho un po' di libri da leggere. Se vi interessa la lettura riguardante al nostro settore, vi consiglio sicuramente un libro che per me è stato molto utile, che è un po' la Bibbia della user experience, si chiama Don't Make Me Think di Steve Krug. Un altro libro che sto leggendo invece attualmente molto molto bello è quello sulle landing page di Luca Orlandini, mi sembra che si chiama Landing Page Efficace. Questi ragazzi sono ottime letture se lavorate nel mondo del web e se create siti internet. Dal punto di vista invece poi della crescita personale e per tutti quelli che sono freelance ci sono poi altri libri, magari se vi interessano riordino un attimo le idee e vi faccio un video su questi libri. Detto questo ragazzi, buono studio, buona pausa estiva, mi raccomando, prima di studiare, prima di pensare, rilassatevi e per una settimana non si fa niente. Vi mando un abbraccio, a presto, ciao!